La sesta corsa al Cirigliano di Aversa è abbinata alla seconda Trisse, il premio Ogliastro, al via soggetti di 4 anni sul doppio chilometro, non corrono Edith Robb ed Expression, restano in 13. Parte arretrata Ellen Dipa. Si vanno delineando le posizioni con Ermione Leone al comando. Ai suoi fianchi Eurythmics, che poi ottiene il via libera per linee esterne EBLL, squalificato il 7 Euripides, diverse le rotture, lancio in 14. Eurythmics, dopo aver assunto l'iniziativa, cerca un po' di graduale. Ai suoi fianchi si presenta EBLL, 29,7 il quarto iniziale. Andiamo a cercare Enrico Baitoni, che in questo momento è in settima posizione. In ottava invece Helicopter Jet. 45 e mezzo i 600, nonostante la categoria di minima, comunque si viaggia sul piede dell'1,15, poco al di sopra. Abbandona lo steccato Empire di Pioggia, che va in seconda pariglia, dietro EBLL. 1 minuto e 7 decimi gli 800, ha mosso anche Enrico Baitoni, che agisce dalla terza pariglia. Nel frattempo, Eurythmics ha percorso il primo giro poco al di sopra dell'1,16. Eurythmics, Ermione Leone con ai lati EBLL, Empire di Pioggia con all'interno Eros degli Ulivi, poi Enrico Baitoni che precede Helicopter Jet. 700 metri circa alla conclusione. Eurythmics rifiata in curva. Una frazione lenta in 16 e mezzo. Dalle retrovie lo scatto di Helicopter Jet. Helicopter Jet sembra poter sopravanzare tutti gli avversari. Lo fa in una retta e prende il largo, 2,4 il miglio. EBLL scende in seconda posizione davanti a Eurythmics. Poi Empar di Pioggia ed Ermione Leone che trova da correre. Retta d'arrivo, Helicopter Jet l'ha risolta di fronte e adesso gestisce. Mentre EBLL è avvicinata da Empar di Pioggia, ma stringe i denti e conserva la piazza d'onore. Quarto posto per Ermione Leone. 15-6-10-4, l'arrivo probabile ed ufficioso. Media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1-16-8 sul doppio chilometro per Helicopter Jet da Panship e Savannah Jet, fratelli d'Alessandro al training insieme a Luigi Flagiello. Scuderia allenamento Raffaele D'Alessandro alla proprietà.